territorio marchigiano si identifica anche per una grande biodiversità olivicola che parte dal Piceno per arrivare fino a Pesarese. Le varietà di olive sono molteplici e sono talmente antiche che negli antichi scritti all'epoca dei Romani si parlava di queste olive. Nel Piceno la fa da padrone l'oliva ascolana, che può essere utilizzata sia come verde ripiena ma anche come olio, e altre varietà autoctone per arrivare fino al Pesarese, passando per Macerata, Ancona, dove ci sono delle varietà olivicole meravigliose. Le Marche non sono solo le olive, sono tante produzioni d'eccellenza, piccole produzioni che partono dai cereali, ma anche delle riscoperte della montagna, come ad esempio il mais otto file, che viene utilizzato anche per le produzioni gastronomiche come la polenta. Questo mais cresciuto sulle nostre colline, io dico al fianco del verdicchio, ma per parlare del nostro microclima, dei terreni, delle esposizioni su cui cresce, questo connubio fa una qualità, un'eccellenza ricercata in ogni dove. E diventa importante anche l'aggancio a quello che si faceva con il residuo della trebbiatura. Con la paglia viene utilizzata ancora oggi per fare dei canestri e soprattutto dei cappelli, che venivano esportati un po' in tutti i territori. Oltre ai cereali, nel territorio abbiamo una miriade di zone dove si producono tartufi. Secondo me di essere un prodotto costoso, anzi in certe annate costosissimo, perché non si riesce a riprodurre in allevamento. Durante l'arco dell'anno non abbiamo solo il tartufo bianco, ma abbiamo anche varie tipologie di tartufi diversi che fanno sì che vanno a coprire tutti i mesi dell'anno. Le Marche rappresentano dei territori molto specifici. Il territorio piceno si identifica per la riscoperta di alcuni vitigni autoctoni come il pecorino e la passerina, che hanno dato origine a dei vini a denominazione di origine controllata e garantita.